adesso, figli della me. G-U-E. Che bello quando inizi la stagione e arriva Gue che ti apre la stagione, sai già che ti scoprirà tutta la famiglia. Chissà il prossimo album come cazzo lo chiama? Guernica. Forse l'ha già fatta, forse nel con in Santeria mi sa che ha detto Guernica, quello del genere. Raga, buonasera Guendalina. A tutti quanti. Fateci sapere qua sotto, anzi, facciamo un contest. Contest. Chi ci scrive tutti i nomi di Gue Pechegno vince una cassa di Monster. Lo stavo per dire io. Però questo è Red Bull, non si può dire. Vabbè, allora, io sono sponsor Monster, ne approfitto per donare questa felicità anche ai nostri utenti. Allora, niente, non è che me ne tengo niente, per me. Niente di male con Red Bull. Ma no, che cazzo è, anzi. No, però tanto però rispetto e vincete. Scrivete qua sotto tutti gli AKA di Gue con dentro la scritta Gue. E il prossimo album LGBT sarà Guendalina Pequegno. Quello che riceve più like di commento. Esatto, non vale mettersi da solo. Poi ci consentiamo su Instagram. E mi raccomando, seguiteci sempre su Instagram. Perché vi diciamo chi ha vinto, chi è il vincitore. Anche perché il nostro Instagram ce l'hanno incagliato. Dovete cercarci proprio manualmente. Mi raccomando. Gue Produzione Taiwan. Sì, like prima di tutto nel video. Follow al canale. Se vi dimenticate, mettete anche la campanella, così facciamo dei video che non avete visto. Potete vederli poi più avanti. E poi se vi e soprattutto diffamazione mezzo stampa il pomeriggio alle 15 su Twitch. Vai! Taiwan, nostro fratellino, vediamo cosa ha combinato. Sono in hype. Sei in hype per l'ennesimo freestyle buttato lì di Gue. 64 barre normalmente li stanno facendo tutti. Sì, li stanno strafighi. Pensavo fossi in hype per il video del mio gruppo Celtic Folk. Che è uscito ieri. È uscito ieri. Sì. Cazzo, l'avete visto? Io sì. Andate a scrivere critichi Gue e poi fai questa merda. Dai, se vediamo Gue, per favore. Stai zitto perché voglio godermelo. Stai zitto. Felice regresso! Figli della me, finalmente successo! Finalmente Amazon si è accorta che anche noi siamo bravi. E quindi parte una nuova figata degli Arcade Boys. Sul canale ufficiale di Twitch di Amazon Music, a partire dal 13 settembre, ogni due martedì del mese, esatto, un grande contest musicale. Più che un contest, è proprio un quiz show a premi presentato da noi. Primo premio, 500 euro in buoni Amazon. Stai scherzando, 500? Più un anno di Amazon Music gratis. Oh. Secondo premio, 100 euro più un anno di Amazon Music. Che comunque 50 terzo... euro, 50 euro. Ma che comunque 50 euro? Vabbè, ce n'è. Quindi sempre un anno di Amazon Music gratis in qualsiasi posizione. E ogni puntata ci saranno tre vincitori dalle 19 alle 20 in live su Amazon Music su Twitch. Gang. Taiwan, ma è agosto. Campione subito. Ma è agosto, c'è il felpo, c'è il giubbotto. Oh no, stendi la tie. Ah, bene. Strade guardano, ferri parlano, salti sparano. Scagli che non sarago, cochi la tagliano, roglie la ragliano, cani che appaiono. Fammi se la canta, sulla maglia, oh, asino. Tu che mi fotti, fai ti amo. Sto fumando sopra un panfilo, fumando il Davido. Supercar, super hustler, oh, David Hustler. Vabbè, ma basta. Non serve costi, bagno caffi come Gosling. Ryan, figlio di Rihanna. Ma non è vero, figlio di Rihanna è mio. Non c'ho la tua stylist, questo è un fuoco crudo, è una tartare. Unifico le cinture dei pesi massimi. Unifico le cinture. Ti chiamate tra me massimi. Racconto una storia per non addormentarti. In Italia tutti scarsi, tutti bruciati. Oh, oh, posto logico e smazzassi flow. Come il posto Giorgi, tuo nome è scritto sopra sto posto. Fammi il processo, se non me ne è fatto un cazzo. Come Johnny Depp, Johnny Rap. Johnny Gue, porca madonna. Non sono moderno, i cazzi miei non farlo. Tutti i cantanti pop. Bravo, cazzo. Si è preso mille soldi, ci non ti di show. Tu non ti ispiri, è appropriazione. È associazione. Se dici la coppa, sono sempre più grosso. Come la costa il croc. Gigante. Sembri proprio Snoop Dogg italiano. Che bello il tornello è. Infami se la cantano. Nascevo nel 40, sarei stato Tony. Sì, invece nell'80 resto Gio e The One and Only. Tu non sei Jack Harlow, sei solo un Giancarlo. Che sveglia giallo. Ma come? Sveglia giallo. Pensavo sei Giambarlo. Taiwan. C'è anche gli scratch. Si sono ricordati che nel rap dall'inizio in generale in questo pezzo.
Si sono ricordati che ci vanno gli scratch nei pezzi rap. Allora, quest'anno è l'anno campione. Figo, porca puttana merda. Che figata. Beh, lui è sempre Gue. Johnny Guep è diventato. Più roba così, signori. Vi prego, vi prego, vi prego. Più cazzo roba così. Quando scrivete sotto tutti gli AKA, dimenticatevi Johnny Guep, perché non vale, perché è l'ultimo. L'ha detto lui, l'ha ripetuto lui. Il Gueppo di periferia. Cazzo. Che figata è sto pezzo. Cazzo. Mi ricordava anche quella roba di Club Dogo, però rivista e rivisitata, con questo swing sotto. Sì, ha molto classic il beat. Cioè, il fatto che si stia evolvendo comunque da una parte la trap, la drill, e quello sta andando da una certa direzione. Loro che si rimettono a fare con tutto quello che è il rimodernamento, il suono, il rap fatto bene, ricordatelo. Sì, grazie. Sono serviti 6 anni a farci mangiare la merda. Scuteroni, per poter brum, brum. A me quella roba piaceva, però. Capito, però. Cioè, è un passaggio. È un passaggio della musica loro. È un, secondo me, se non facevano quella fase, magari non riuscivano a fare poi questa fase rientrando su delle cose più. Hai dovuto fare flow, la roba minimale per portare una roba i flow fica. I flow migliorano, cambiano ogni volta. Sì. Tu devi passare delle fasi anche musica. Però questo è un mio pensiero. Poi magari ha ragione Barlo. Ma sicuramente ha ragione Barlo. Lo so, ci sono. Ma è un mio pensiero. No, vabbè, Gue no, non ha mai fatto roba brutta. Però ha fatto roba che andava di moda, che non mi piaceva. Cioè, ecco, quello è ovvio. E quello con Scuteroni intendevo quella wavelink. Però quella roba lì, cazzo, Santeria, tutta la roba di Scuteroni, è roba da riprendere, secondo me. Tra nel pezzo sui Ninja, tra qualche era anno bello. Ma lì c'era un livello talmente basso in Italia che loro arrivavano e mettevano il cazzo in faccia a tutti quanti. Sì. Anche facendo roba moderna, sì, no? Sì, 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 sì. Secondo me l'evoluzione giusta che stanno avendo tutti i rapper vecchia scuola, e non sto dicendo vecchi, vecchia scuola, vecchia anche ragazzi della nuova generazione che comunque fanno roba vecchia scuola, è una direzione che ci sta facendo avvicinare più a un classic. Sì. Ma il classico non, che va, non morirà non mai, non passa mai di moda. Sono le mode troppo veloci, troppo veloci, che passano. Adesso va di moda la trap, tra 2 anni va di moda la drill, tra 1 anno e mezzo andrà di moda la stessa roba con un altro livello, un nome diverso, certo. Ma il rap è il rap, ragazzi. Però ricordi che DJ Khaled ha già fatto un disco che va da questa parte qua. Cioè, se veramente c'è un trend di ritorno anche dei ragazzi oltreoceano, vedrai quanta gente ci leviamo dalle balle che ascoltava la roba solo per moda. Ma sicuramente perché già rap poi, cominciando, perché il rap poi ti deve piacere davvero, non è la trap che l'ascolti perché va di moda e devi fare il maranza. Però secondo me loro sono stati anche bravi a prendersi un pubblico. Loro intendo sempre i ragazzi che hanno fatto Gue, tutti, Marra e tutti gli altri, sì, che hanno fatto delle cose super moderne. Si sono presi un buon pubblico rimanendo secondo comunque Fibra, loro. Sai cosa? È stato molto più lui rispetto agli altri. Non ha mai fatto il trap con le treccine colorate. Sì, altri invece sì. Sì, c'hai forse ragione. Fibra è l'unico rimasto Fibra vero. C'hai ragione. Puro. Ma lui tanto rispetto. Allora, al di là musicalmente, non musicalmente, quelli sono cazzi nostri, i gusti personali. Però sì, qua sì, si parla di evoluzione. E uno come lui, come Fabri Fibra, che sul palco da anni fa quello. Oh, ma di che cazzo stiamo parlando? Mica metterti a tre pari. Ti ricordi Trinità di Gue? Sì? Trinità. Tra ta 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 ta. A me, allora, cioè, ne ha fatte Gue di cose. Anche lì, Gue a me molte volte alcune cose mi le trovo troppo pesanti per me. So che poi tu sei più gangsta, quindi la tua attitudine è sicuramente va più verso lui. Io anche io sono un bullo e sono anche il Duce, però mi ascolto Baby Gang. Beh, con Berlusconi. Sì, esatto. A proposito di Baby Gang e Berlusconi, abbiamo fatto una bellissima live. La potete recuperare qua sul canale, sempre alle 18. Anzi, stasera alle 18 esce questa bellissima live. Sì. Quindi guardatela, se no te la puoi guardare tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17 in live su Twitch, Diffamazione e Mezzo Stampa. Fateci sapere anche voi qua sotto cosa ne pensate. Io volevo ricordare che c'è stata anche una bellissima intervista con Taiwan qua sul canale, la potete trovare, sì, durante la pandemia l'abbiamo fatta, ed era appena uscito il suo disco o stava uscendo il suo disco. Non vedo l'ora di riaverlo qua perché sì, sta tornando Taiwan, come un pugno in faccia. Dobbiamo chiamare poi, fare tutta una roba di Taiwan, Sciocca, DJ Fede, parlare proprio di produzioni, di producer, magari anche qualche producer, Andy Date Maker, Tremont. Vediamo. Ma la dovete uno show live dove facciamo sfidare, dove facciamo suonare 2 DJ dal vivo con gli scratch su Twitch? Fatecelo sapere qua sotto. Sarebbe interessante montare un set qua e provare a fare una cosa carina. Ma che è sta merda? Che c'è che Gue Pecchegno fa il gangsta tu.